e la vita vera non prevede che ci siano milioni di italiani ostaggi di Equitalia. Non è possibile che 21 milioni di italiani si alzino la mattina con la cartella di Equitalia sul comodino, che toglie serenità, toglie prospettive, toglie la possibilità di lavorare. Chiarisco bene ad alcuni giornalisti di sinistra: per i grandi evasori nessun condono ma solo la galera, come succede nei paesi civili. Per quelli che non hanno pagato per farsi la quarta Ferrari o la quinta villa al mare, nessuna trattativa, perché il problema del fisco italiano è che se evadi tanto puoi parlare con lo Stato, se hai un piccolo debito sei rovinato. Quindi le cartelle milionarie dovranno essere pagate euro per euro, centesimo per centesimo, ma ci sono milioni di italiani a cui è stata rubata la vita, il sorriso e la serenità per cartelle esattoriali che sono partite da poche centinaia o da poche migliaia di euro e sono arrivate ad essere una rovina. A questi milioni di italiani il governo Salvini è in grado di garantire una pace fiscale: mi dai il 10%, mi quello che ti dovevi e torni a vivere, torni a lavorare, torni a pagare le tasse, torni a guardare negli occhi i tuoi figli. Preferisco incassare adesso e restituire la vita a questi milioni di italiani che non tenere per finta, perché così a Bruxelles sono contenti, un credito sulla carta che non incasserò mai.